porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, sì. Come Ginobili. Ti trovo Leo Ortensi, ti mando i saluti del mio precedente ospite Bruno Bertucci, che insomma sta veleggiando altissimo, ha detto tifo per la Vis nel girone siciliano, per prima cosa perché c'è Coach Ortensi che non ho mai dimenticato, seconda cosa perché c'è un giocatore che prima di essere giocatore è una persona super come non ne fanno più, ovvero Stefano Marisi, che lui ha avuto sempre alla Mezia in epoche diverse, forse un anno dopo della tua esperienza. Sì. Buono Bruno, io mi associo chiaramente allo splendido campionato che stanno facendo a Lamezia e chiaramente io vi rimando, faccio il tifo per loro e sono convinto che andranno alla grande. Sì, mi ricordo la stagione di Leo fu super, in tanti ricordano quell'annata, io venivo con piacere a Lamezia, ci furono partite davvero entusiasmanti contro squadre preparatissime, però quella squadra era davvero forte, molto molto forte. E torniamo al 2022, derby vinto contro la Vis, contro la DR, con la tua Vis, vi riscattate dopo la gara di andata, aveva un senso perché questi punti vengono trasportati nella seconda fase che partirà nel prossimo weekend. Che gara è stata? E poi parleremo ovviamente di questa fase orologio che non comincia in maniera soft per voi. Sì. È stata una gara tosta, d'altronde come sono state tutte le gare in questa prima fase, bravi noi diciamo ad averla condotta dall'inizio alla fine, bravi loro a stare sempre in partita perché poi non abbiamo fatto una buona partita secondo me, ma non abbiamo mai avuto la forza diciamo, quell'istinto killer per chiuderla, soprattutto anche per il merito degli avversari. Io l'ho anche scritto, però quando la DR ci provava con entusiasmo, anche perché la classifica non è assolutamente rosea per il bianco-blu, ce l'hanno messa tutta, provavano a recuperare, però la Vis con forse l'arma più importante di questa stagione, oltre alla tua difesa, ovvero la voglia di reagire, arrivava la giocata perfetta, il contropiede di Lobasso, la bomba di Latella, la giocata di Marisi, la tripla di Svoboda, questi sono segnali importanti per il proseguo del campionato, o sbaglio? Sì, siamo stati bravi, come hai detto te, in ogni momento diciamo positivo della DR ad andare con giudizio in attacco, partendo dalla difesa, magari facendo qualche difesa molto efficace ed intensa, che poi ha prodotto magari ecco, quei due contropiedi fondamentali di Cicciolo Basso. Il tuo direttore è stato chiaro, siamo alla ricerca di giocatori sul mercato, c'è tempo, c'è tanta tranquillità, il mercato durerà fino ad aprile quest'anno. Come vi state allenando? Cioè, giochi anche tu? No, io se no sarebbe un rischio troppo grave. Chiaramente veniamo da un periodo complicato negli allenamenti perché insomma tra defezioni, l'infortunio di Gaetano Romeo, l'infortunio non ultimo comunque di Sebastiano Morabito, anche che penso che ancora una decina di giorni almeno dovrà stare fermo perché ha avuto una brutta distorsione alla caviglia. Quindi effettivamente raramente riusciamo ad arrivare a 10 con ragazzini dell'Under 19 compresa, però diciamo cerchiamo di prepararci al meglio, c'è una grande mano da parte di Davide Pignata dal punto di vista fisico e di Stefano Lagana sul campo e andiamo avanti con fiducia ed entusiasmo. Davide, che ovviamente non ha nessuna responsabilità, anzi, dovrebbero dirgli in tantissimi grazie per tutto quello che fa per il basket da tanti e tanti anni. Questo solo per la precisione. Sono infortuni purtroppo dove non ci puoi far nulla. L'ultimo a Sebi Morabito, come tu accennavi, che è un ragazzo su cui stavi cominciando a credere tanto, stava prendendo il campo con fiducia in un ruolo delicato. Sì, Sebastiano è stato fermo tanto anche a inizio preparazione perché veniva da un intervento a un menisco, quindi diciamo
non ha fatto in pratica la preparazione con noi, quindi era chiaramente in ritardo rispetto a tutti. Negli ultimi tempi, diciamo, si stava mettendo alla pari con gli altri e quindi iniziava ad avere le sue chance. Quindi speriamo di riaverlo il più presto possibile, perché comunque possa continuare la sua crescita. Leo, sul mercato cosa prenderesti? Un play, un esterno o un lungo? O tutte e tre? Vale anche la seconda, insomma. No, dobbiamo ragionare anche, sai, è normale che potremmo avere, come dici te, necessità in tutti i ruoli, però io penso che intanto dobbiamo trovare giocatori che voglio dire che siano idonei alla nostra squadra, giocatori che sposino questo progetto, che siano convinti chiaramente a venire a Reggio Calabria, quindi questa probabilmente farà la differenza al di là dei ruoli, trovare senz'altro giocatori motivati che vogliano venire, insomma, a fare mesi importanti qua a Reggio. Mesi anche caldi perché ora saranno belle partite tutte. E lo accennavo prima, l'inizio non è assolutamente facile, si comincia da una gara bella tosta. Sì, ma d'altronde sono tutte alla fine, o prima o dopo, senz'altro abbiamo ad affrontare una squadra importante, una squadra che ha ben figurato nell'altro girone, benissimo allenata dal mio caro amico Francesco Trimboli. Tra Salutiamo. l'altro dobbiamo anche valutare che è l'unica squadra, mi sembra, che ad oggi abbia battuto Palermo, che ha solo una sconfitta, quindi è senz'altro una squadra con dei valori importanti, ma insomma noi siamo consapevoli chiaramente che per fare una buona gara lì dovremmo fare una settimana importante di allenamenti e andare a Milazzo con lo spirito giusto. Ci sarà anche l'ex Iliano Sant'Ambrogio che affianca Ciccio Trimboli, c'è l'ex Viola Hernan Zindoni, insomma, sarà una bella sfida. Quella vittoria lì contro Green Palermo avvenne prima dell'infortunio, cioè durante l'infortunio cruento allo Certo. straniero, poi sostituito, però anche dopo la sostituzione una squadra di altissimo livello, quindi provare a vincere lì darebbe davvero un bel significato per questa nuova fase, specialmente Sì, nelle sì. condizioni ridotte nelle quali siete, Leo. Normale, la classifica è comunque corta, vedi, perché insomma in un pugno, in un fazzoletto di punti. Ad eccezione di Palermo, diciamo, ci sono un po' tutte le squadre, quindi ogni partita, come si dice in gergo, varrà doppio, quindi è normale che si deve provare in tutti i modi, diciamo, riuscire a fare una buona prestazione. Magari l'ideale sarebbe portare i 2 punti a casa. Io ti auguro in bocca al lupo, mi raccomando, cioè, lo so che sei pronto per scendere in campo, come accennavo prima, però insomma, fate No. Ne attenzione perché di questi tempi non se ne può più, insomma. abbiamo, mettiamo Luigi tutto al più, ne abbiamo di giocatori più freschi di me. Sì, lui, Giovanni Barilacci, tutto il CSI che potrebbe giocare, il buon Ciccio Prima di Pelli, arrivare sono a in me, tanti. Sì, c'è Monni che c'ha il tiro speciale, insomma, vabbè, scherzi a Stefano parte. Lagana, al di là dell'età, che senz'altro ho visto, è un mancino che ha più raggio di tiro di me, quindi andrebbe sicuro lui nella scelta. Sì. Ciao Leo, buona serata. Ciao Gianni, Ciao, ciao. grazie di tutto, a Grazie, presto, alla ciao. prossima. Porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, Sì. come Ginobili.